Salve a tutti, siamo tornati con questo nuovo video. Quest'oggi spiegheremo la seconda parte di quello che avevamo lasciato nell'ultimo video, ovvero lo standard interpretato dall'esperto giudice De Giuliani, che ripeto trovate sul sito della SABI, pubblicato in data 17 aprile. Oggi spiegheremo la seconda parte. Abbiamo fatto nella prima parte la regione della testa e oggi andremo avanti con le altre regioni. Voglio fare solo delle comunicazioni nel frattempo che entrate nella diretta. Noi, come avete visto, siamo stati Caldes, abbiamo ricevuto tanti complimenti a me, a Claudia. Insomma, sono stati fatti complimenti per le fotografie di cui si è occupata Claudia Rossi e per la diretta che è stata seguita, fatta da me in primis, e Claudia comunque ha coadiuvato nelle riprese. La diretta è stata sicuramente un'iniziativa che ho reputato essere positiva. Devo ringraziare sicuramente la SABI, l'organizzazione, i delegati ENCI per avermi dato questa possibilità. E chiedo purtroppo scusa per l'inconveniente dell'eliminazione del video, perché il video non si trova più. È stato erroneamente cancellato da me, ed è stato cancellato perché noi abbiamo fatto un viaggio per arrivare fino lassù con navigatori in un posto che non conoscevamo. E logicamente la batteria del cellulare ne ha risentito. Quando siamo arrivati durante la diretta, il cellulare mio era a terra. Ho dovuto mettere un power bank che ha preso la carica, gliel'ha mandata al cellulare, ma poi il cellulare si è nuovamente scaricato perché la diretta comunque consuma tanta batteria. E quindi nel momento in cui, grazie a Dio, siamo riusciti a finire l'evento, perché è durata ben 3 ore quella diretta lì. Purtroppo si è scaricato il cellulare, si è spento e nel momento in cui sono riuscito ad attivarlo, dopo qualche ora che ho avuto la possibilità di caricarlo, purtroppo è sparita. Ho provato tramite amici che sapevano un po' di computer, tant'è che avevo anche scritto uno stato se qualcuno poteva darmi una mano, ma al momento non ne siamo venuti a capo, quindi la diretta non è disponibile. Chi l'ha vista ha sicuramente goduto di quello che è stato l'evento a cui noi eravamo presenti. Chi non è riuscito mi dispiace tanto, perché avrei voluto rivedermi in primis anche io. Purtroppo non è possibile. Logicamente cercheremo nei prossimi eventi a cui saremo presenti di non incorrere nello stesso errore. Comunque, io direi che per questa sera possiamo iniziare quello che è il nostro lavoro iniziato un paio di settimane fa ormai, perché ci eravamo stoppati proprio in virtù della preparazione dell'evento di Caldes, cui è stato necessario acquisto di ulteriore materiale, e insomma organizzare un attimino tutte quante le cose per il viaggio. Però ce l'abbiamo fatta, io sono contento di questo. L'unica sbavatura è stata quella della non riuscire a salvare per rendere disponibile il lavoro fatto lì. Però pazienza e andiamo avanti. Andiamo avanti con quello che è lo standard del nostro italiano, del nostro bracco italiano. Oggi iniziamo con la regione del collo. Regione del collo, che è questa qui evidenziata dall'immagine, che qui si vede questo bracco che è in stazione quadrupedale. E la regione del collo è quella evidenziata qui, quindi che parte dall'occipite fino alla zona toracica, praticamente al garrese, ecco, se vogliamo, la punta della spalla. Qui dice che il collo deve essere forte e il tronco deve essere conico. Conico perché? Tronco conico è un tronco di cono, figura geometrica, che presenta due basi circolari, superiore e inferiore. La superiore ha un diametro inferiore e l'inferiore, diciamo, ha un diametro maggiore. Questo perché il bracco è un doligomorfo, è classico del doligomorfo, è appunto il tronco di cono. Ecco, qui vediamo meglio la
forma geometrica di quello che dovrebbe essere il collo, si specifica questa cosa perché? Perché è molto facile incorrere a un collo più tipico del molossoide, che è quello del collo a forma di cono. E quindi, insomma, specifichiamo questa cosa qui. Qui c'è l'immagine verde. Andando avanti, dice che deve essere di lunghezza non inferiore ai 2/3 della testa, ai 2/3 della lunghezza della testa. La lunghezza della testa la vediamo qui in questo segmento AC, il collo è il segmento CS. Quindi il collo deve essere non inferiore ai 2/3 di AC, praticamente CS uguale minore dei 2/3 di AC. Ok, andando avanti, vabbè, deve essere ben marcato il distacco dalla nuca, logicamente, e dice congiocaia di sviluppo contenuto flessibile suddivisa. La giocaia è quella parte sottostante, diciamo, al massetere, la mandibola, quindi la parte frontale del collo, ed è formata da queste due pliche sottocutanee, per questo dice suddivisa appunto dalle due pliche sottocutanee, flessibile perché è caratteristico del bracco questa pelle lassa che si trova un po' su tutto il corpo, ma nella giogaia, diciamo, è più pronunciato, e contenuto perché la giogaia non deve essere sicuramente abbondante, perché comunque il cane in tutta la sua struttura deve essere armonioso. Vedere un cane con una giogaia importante, con una giogaia abbondante, diciamo, spezza un po' quell'armonia che la nostra razza deve necessariamente avere in quanto un cane elegante. E quindi qui c'è questo disegno dove viene indicata la giogaia tenendo appunto la testa rivolta verso il su. Poi abbiamo questo bracco qui, il giudice De Giuliani ce lo segna con troppa giogaia, perché appunto si vede questa giogaia ripiegata. Qui c'è sicuramente un collare dove appunto si adagia la pelle in eccesso, e quindi si vede quella pelle in più, in sostanza. Fatemi sentire per favore, fatemi sapere se si sente bene, perché sto provando a utilizzare il microfono e la webcam, dato che ho avuto delle lamentele la scorsa volta, perché con le mie cuffie con microfono si sentiva un po' ovattato. Quindi se è meglio oggi, datemi dei riscontri in modo tale che continuerò così per le prossime dirette. Proporzioni importanti, la lunghezza del tronco è pari all'altezza al garrese o leggermente superiore. Questa è una cosa molto importante ed è quello a cui si riferisce, come vediamo le linee, lunghezza del tronco uguale a quella al garrese, la freccia gialla e la freccia rossa che vanno a definire i lati di un quadrato. Lati di un quadrato tipici del bracco italiano, che deve essere appunto iscritto in un quadrato e non in un rettangolo, anche se si chiude un occhio per le femmine, in quanto si crede che il rene un po' più lungo, che quindi dà più lunghezza al cane, serva ad agevolare il canale del parto e quindi l'atto della riproduzione del parto, insomma. Quindi questo qui è il quadrato in celeste, le due linee da prendere in considerazione per iscrivere il bracco nel quadrato sono la gialla e la rossa, ovvero lunghezza del cane, del tronco, e altezza al garrese, quindi punta della spalla fino a 2 cm prima del tallone, della punta del piede, insomma, dove poggia. Questa è la definizione di garrese in zootecnia. Il corpo. Il profilo sulla linea superiore, il profilo superiore del tronco si compone di due linee, una inclinata quasi retta che dal garrese va all'undicesima vertebra dorsale, l'altra leggermente convessa che si raccorda con la groppa. È qui che vediamo la linea che va dalla fine del collo fino all'undicesima vertebra, si diceva una volta la spezzata all'undicesima, ed è questa linea che, a quanto ne so, sostanzialmente non è altro che una formazione dei muscoli dorsali, quindi
più il cane lavora, più questi muscoli sono evidenti e più c'è questa sensazione di avere una dorsale spezzata all'undicesimo. Almeno questo è quello che so. Logicamente, se qualcuno tra gli ascoltatori sa più di me, può benissimo scrivermelo e aprire una discussione su questo. Quindi poi si apre quella della linea dorsale che è retta, che vedete qui, per poi andare a scendere con quella che è la groppa che vedremo dopo, tra l'altro argomento molto caldo degli ultimi giorni. Questo è il tronco, il tipo nel dettaglio ci fa vedere quello che è un ottimo tronco di un ottimo esponente di razza. Un altro ottimo tronco di questa cagnetta. Questo è un altro ottimo tronco che dovrebbe essere di Axel del Montealago, un cane che ha fatto la storia del bracco italiano. Segnatelo se non lo conoscete, andatevelo a vedere. Figlio di Rivana del Montealago, cagna che, ho detto a molti, ha addirittura una pagina su Wikipedia come se fosse un personaggio famoso. In realtà è un bracco famoso sicuramente nel nostro ambiente, però. Singolare, diciamo, vedere questa pagina di Wikipedia dove racconta appunto la storia di questa grandissima cagna. Sicuramente un braccofilo questa cosa può far piacere. Poi anche qui vediamo un ottimo tronco. Questa è un'altra immagine di un Berruano marrone, vincitore evidentemente di un'esposizione per la coccarda al collo. Altro esempio. E qui iniziamo con i difetti. Soggetto non leggero con linea dorsale al limite. Al limite perché? Perché vediamo che ha una dorsale non proprio come quella che vi ho spiegato, non è proprio drittissima e quindi ora non so cosa volesse intendere con al limite il dottor De Giuliani, ma interpretandolo credo si riferisse a una leggera insellatura forse. Qui abbiamo un soggetto che nella foto evidenzia quella tipica dorsale composta dai due segmenti, ho appena accennata, ecco questa la spezzata all'undicesima che vi dicevo prima, non si vede, quindi la linea inferiore parte dal garrete e sembra un'unica linea fino ad arrivare alla groppa. E questo non è un fattore positivo. Qui invece si evidenzia una dorsale decisamente rimontante verso la groppa, che addirittura è più alta del garrese, quindi il punto alto della groppa, che è quello della tuberosità iliaca, ileo, dall'ilio, l'osso che forma praticamente l'estremità del coxale, va a essere più alta rispetto alla punta della spalla da cui scende la linea del garrese. Ovviamente, soprattutto per i neofiti, se qualcosa non è chiaro, ditemelo, anche perché voi credo non vediate la freccetta che io uso per indicare i punti e per aiutarvi. Poi, qui abbiamo sempre una dorsale non corretta. Il giudice scrive: mi raccomando, non stiamo parlando di lordosi ancora, perché è sempre una dorsale con groppa più alta del garrese o comunque al limite, però non è una dorsale curva, quindi non è la lordosi questa, che è solitamente una convessità della spina dorsale della linea superiore. Qui abbiamo una linea dorsale forse troppo accentuata, dice il giudice De Giuliani. Poi abbiamo dorsali rampanti nella prima foto e anche nella seconda, anche se dice che forse, soprattutto nella prima foto, sistemando un po' il posteriore, probabilmente il difetto non ci sarebbe, anche perché qui vedo un'ottima groppa di questo cane, invidiabilissima, e probabilmente se vedete i garretti qui sotto, che è l'angolo che si forma col piede posteriore praticamente non è ben perpendicolare al terreno come nel secondo cane. Quindi il giudice dice: se raccorciamo un po' il garretto e lo mettiamo in posizione perpendicolare al terreno, probabilmente questa linea rampante non la vediamo. Nel secondo invece è un difetto che di fatto c'è ed è un difetto che ha questo cane e
È un carattere tipico dei galoppatori, quello della dorsale rampante, del Kurzer, del Pointer e del Setter, che in quel caso sarebbe un pregio. Nel nostro bracco italiano, che ricordo essere un trottatore, non lo è. Qui abbiamo una dorsale che secondo il giudice non è l'ideale. Secondo me non è secondo me ideale, dice il giudice. Perché forse è un po' rampante e forse addirittura anche non si vede quella che è il primo segmento citato prima. Andando avanti, qui vediamo un'altra dorsale rampante, vedete come scende la linea dorsale. Anche se pure qui forse siamo no, vabbè, comunque no, è piazzato relativamente bene, una bella linea da piombo. Il garretto è più o meno dritto, diciamo che forse io l'avrei messo un po' più dentro, però va bene così, cioè è un difetto che probabilmente c'è. Logicamente stiamo guardando dalle foto, è puramente didattico quello che sto dicendo, e i cani poi vanno visti dal vivo, come mi è stato insegnato più e più volte. Il garrese è ben definito con punta delle scapole leggermente distanziate. Vi ho detto già prima, vi ho accennato, il garrese cos'è? È quella linea che va dalla punta della spalla fino al suolo, praticamente scende a 2-3 cm da quello che è il tallone, la punta del piede anteriore d'appoggio. Quindi, e poi è la linea da cui logicamente si misura l'altezza del cane. Qui dice regione lombare larga, muscolosa, corta e leggermente arcuata. Ripetiamo che il bracco italiano sta nel quadrato e può essere rappresentato da un rettangolo appena accennato, la cosa che vi ho detto prima, soprattutto nelle femmine, ma ormai si chiude anche un occhio sui maschi. È importante se il soggetto è leggermente nel rettangolo che questa zona sia ben corta e forte. È appunto la zona della lombare, anche detta volgarmente rene. A volte in esposizione sentiamo parlare di rene corto, rene lungo. Forse fa anche un po' impressione perché lascia intendere a quello che è l'organo del rene. In realtà non c'entra niente l'organo, ma è la regione lombare, che è quella che va dalla fine del torace fino all'inizio della groppa. Ed è quella regione che nel bracco italiano si cerca di avere corta per dare appunto un movimento più veloce del trotto. Perché voglio fare un attimo un piccolo excursus. Questa è una cosa che io mi sono sempre domandato e poi sono riuscito parlando con alcuni giudici a capire. Cioè, io sono anche un appassionato del trotto nei cavalli. Molti di voi penso conosceranno quello che era Varenne, che è stato, diciamo, il massimo dell'ippica, delle corse del trotto in Italia, no? I trottatori, se li vediamo, i cavalli sono animali molto lunghi e sono animali che trottano naturalmente. Effettivamente io ho avuto modo di vedere bracchi lunghi che trottavano divinamente e mi chiedevo perché lo cerchiamo corto come un galoppatore, perché il galoppatore anche deve essere corto. E effettivamente dal libro Il cane si muove viene anche specificata questa cosa perché il cane raccolto, il cane corto, è un cane che accelera il ritmo, quindi per dare velocità al trotto noi ricerchiamo un cane corto ma ben costruito, come ci dice lo standard. Quindi questa è la regione lombare che deve essere corta e leggermente muscolosa, larga, muscolosa, corta e leggermente arcuata. Oh, arriviamo alla groppa. Vedete la groppa? Questo è l'angolo che si forma, che deve essere di 30 gradi. La groppa vuole essere lunga, deve essere lunga, circa un terzo dell'altezza algarese, larga e ben muscolosa. L'inclinazione ideale del coxale, che è questo segmento qua, il coxale è quell'osso che praticamente racchiude quello che è l'ileo. Alla base superiore praticamente al nostro segmento e l'ischio che è il punto della punta delle natiche sostanzialmente che è il secondo punto del segmento. Quindi il segmento che va dalla punta della tuberosità iliaca fino alla punta della tuberosità ischiatica
forma quello che è il segmento che, intersecandosi con la linea orizzontale della superiore della dorsale, forma un angolo di 30 gradi. Questa è la regione della groppa. State attenti perché in questi giorni si è parlato molto delle groppe, visto che nel nostro album sono state criticate le groppe di molti cani che c'erano a Caldes. Io ora non mi sento, c'era un giudice lì presente che ha giudicato, quindi io non lo sono, non mi metto a giudicare quelli che erano i cani, anche perché chi ha giudicato è più competente di me, però sappiate che prima di giudicare, insomma, conoscete quella che è la regione della groppa, probabilmente chi ha giudicato la conosceva già, però io la spiego a chi non lo sa, ed è questa qui. Questo è l'angolo di 30 gradi che si deve formare. Ed è anche una regione molto importante perché, a mio parere, è una regione che, da quello che ho visto e da quella che è la mia esperienza, dà molto su quello che è il movimento. Quindi una groppa ben inclinata, a mio parere, dà anche un movimento tipico. Questa è una groppa troppo inclinata e posteriore, quindi sotto di sé, nel senso che il posteriore, se noi lo vediamo con una groppa troppo inclinata, spiovente rispetto a quella che è la dorsale, quindi andiamo a un angolo di 45, a volte anche 50 gradi, e molto spesso vediamo delle groppe anche corte, dà un cane basso sul posteriore, che il giudice chiama sotto di sé. Ok, che è un difetto appunto di appiombo, quello di essere sotto di sé. Posteriormente, logicamente, parliamo del difetto sotto di sé. Posteriormente. Poi arriviamo alla regione del torace, anche questa regione molto importante, molto discussa e che forse sta anche cambiando nei cani moderni. Il torace deve essere ampio e qui vediamo due esempi di cani con il petto ampio che dà apertura di quello che è il torace. Io volevo dire un'altra cosa, faccio un attimo una deviazione da quello che è il nostro programma. Mi sono sempre chiesto questo torace a botte cosa sia, nel senso che è normale che un cane abbia il torace a botte, esiste anche un'inumana? Allora, alla prima domanda la risposta è no, nel senso che il torace a botte, attenzione che nel bracco italiano un pregio, se io prendo la specie Canis lupus familiaris è un difetto, così come nell'uomo, vedere una persona col torace a botte è una malformazione. Nella selezione dei cani, da cui vi è stata una pressione genetica, noi abbiamo preso dei difetti che li abbiamo fatti diventare pregi. Pensiamo magari al bassotto che è selezionato al nanismo, il nanismo non è assolutamente un pregio in natura, è un difetto. E così il bracco. Questo è stato fatto perché il bracco è un trottatore, è un cane che si affatica parecchio nel suo movimento tipico, e avere un torace ampio gli permetteva di avere una capienza polmonare maggiore, probabilmente, e quindi praticamente abbiamo questo torace ampio. Valeria Sacchet mi chiede: il torace quando si apre, intendo che età? Allora, per quella che è la mia esperienza e che ci ha detto anche Gianluca Magni, a 10 mesi noi dovremmo avere la crescita scheletrica completata, però il torace ho notato che anche oltre si amplia. Nelle femmine, anche dopo il parto, vediamo un torace anche più ampio. Infatti, molti giudici consigliano, quando vedono delle femmine con il torace stretto, consigliano appunto falla partorire e vedrai che il torace scende, si cerchia meglio, dicono. Nei maschietti invece, logicamente, probabilmente, appunto per il discorso che facevo prima della capacità polmonare, a me è stato insegnato che un cane che lavora potrebbe avere un ampliamento di quella che è la cavità toracica. Quindi io il cane sicuramente, come anche ci impone il regolamento delle esposizioni ENCI, lo guarderei a forma finita e quindi a 2 anni. A 2 anni abbiamo la completa crescita dell'animale, quindi anche la testa, che è l'ultima regione che si accresce, sarà formata e quindi siamo in grado di dare un giudizio completo di quello che è il cane. Andiamo avanti, anche qui vediamo un altro torace ampio. Poi ci dice ampio, quindi profondo e disceso a livello del gomito, non carenato. Ecco, qui vediamo che arriva la linea tratteggiata in rosa, torace che arriva a livello del gomito,
Carenato che cosa significa? Carenato è il difetto opposto. Un altro difetto che anche esiste in umana è quello del torace a punta, praticamente viene chiamato in medicina umana, e anche questo sicuramente è un difetto che è stato fatto diventare un pregio per i galoppatori. Pensate al torace dell'ebriero o del pointer. No, il pointer deve averlo a largo comunque. Comunque il torace dell'ebriero sicuramente è un torace carenato. Quindi se pensiamo al torace dell'ebriero e metterlo su un bracco italiano, sicuramente non è un qualcosa che siamo abituati a vedere. E quindi, ripeto, anche questo è stato una modificazione del genoma della corporatura del cane nel galoppatore, che ha permesso di avere forse anche una posizione aerodinamica per permettergli determinate velocità. Però a noi non interessa la velocità, a noi interessa che il cane debba trottare, quindi abbiamo bisogno di un torace a botte, non carenato, che è un difetto che forse sta prendendo anche piede, per questo il giudice ce lo evidenzia. Quindi avete visto qua, groppa regione lombare, torace che viene prima della regione lombare e successivamente abbiamo la groppa. Linea inferiore, anche questa è una parte molto in voga negli ultimi tempi. Qua dice, dallo standard è sparita la descrizione della piega della grassella, piega cutanea che si estende dall'articolazione della grassella al fianco, e questo lembo di pelle che si vede quando risale il torace, e che quindi nella zona inguinale, se vogliamo, per spiegarvela in termini semplici, si vede questo lembo di pelle cadente, che viene chiamata in gergo zootecnico grassella. E questa regione è un vero segno distintivo della razza, per cui si raccomanda agli allevatori di non trascurarla e dagli esperti giudici di valutarne la presenza come pregio relativo. Chiaramente anche qui c'è un limite: non è che se un cane ha una grassella abbondante è preferito che sappia, anzi, tutto al contrario, a volte viene una grassella abbondante penalizzata. La grassella deve essere di giusta quantità e deve andare a creare una linea inferiore dritta. Qua infatti dice, il profilo inferiore è quasi orizzontale nella parte toracica, risale leggermente nella parte addominale, appunto dove c'è la grassella, che è tipica nella razza, ma non deve essere appunto abbondante. La coda. Parliamo della coda. Anche questo grandissimo argomento discusso. Allora, è robusta alla radice, dritta, con leggera tendenza a rastremarsi, e il pelo deve essere corto. Quando il cane è in movimento e soprattutto in cerca, è portata orizzontalmente o quasi. Abbiamo visto nella prima parte della nostra spiegazione che c'era un range che va da più 20 gradi a meno 20 gradi della posizione della coda. In questo momento è a meno 20 gradi, a noi può andare bene, è una coda sicuramente rilassata, però quando è in cerca deve stare in quel range necessariamente. La coda naturale invece non deve oltrepassare in lunghezza il garretto e rispecchia le caratteristiche sopra indicate. Vedete questa linea rossa tratteggiata? Questa è quella che vorrebbe essere il prolungamento della coda. Quindi la coda portata rilassata deve arrivare al garretto, che è il punto più basso del segmento, che parte dalla coda e finisce appunto alla punta del garretto. Il garretto è questo qui. Ok. Poi, quindi, questo è per la coda naturale quando non viene amputata. Se accorciate per cause legate alla caccia, in accordo con la salute e il benessere animale, la coda deve avere lunghezza di 15-20 cm dalla sua radice. Quindi non iniziamo polemiche alla vertebra o non alla vertebra quando si taglia, quello sicuramente se ne deve occupare il veterinario. A noi interessa quando vediamo un cane che debba essere 15-20 cm di lunghezza dalla sua radice. Radice logicamente che parte a livello della groppa, alla parte finale logicamente della groppa, e poi si estende fino al segmento, fino alla punta della coda. E
Ecco qui che ci viene indicata la parte sul portamento. Ve la leggo, spero che riusciate a leggere, purtroppo magari chi sta guardando dal cellulare vedrà un po' piccolo. Però ve la leggo io. Il portamento di coda. Per il cane da ferma, la coda è il modo con cui segnala le sue sensazioni olfattive. Tanto che si dice quel che entra dal naso esce dalla coda. Se vi ricordate l'intervista che ho fatto a Bonasegale, ce l'aveva detto anche il dottor Bonasegale. E ciò è particolarmente vero per il bracco italiano. Il movimento, ecco qua, orizzontale della coda che ritma le sgambate del trotto è infatti un'espressione particolarmente accentuata in questa razza. Con valori stilistici, ma soprattutto funzionali. Il movimento della coda si riduce infatti ad un'accennata vibrazione allorché il cane avverte promettenti emanazioni, per irrigidirsi in espressiva immobilità durante la ferma, quando ha la certezza della presenza della selvaggina oggetto della cerca. Quindi dice che nel momento in cui il cane cerca, deve scodinzolare con un portamento corretto, quindi il range che abbiamo detto prima. Nel momento in cui l'emanazione arriva forte, il cane è sicuro che lì c'è la presenza della selvaggina, la coda si blocca, si irrigidisce insieme al resto della muscolatura, logicamente, e quindi sappiamo che il cane è in ferma. Ma affinché la coda possa effettuare questo tipo di comunicazione, il suo portamento deve essere orizzontale. Ovvero in linea con la linea dorsale, salvo una leggera deviazione della parte terminale all'insù o ancora meglio all'ingiù. Questa importante manifestazione espressiva della coda viene a mancare allorché la coda viene invece portata verticalmente, la cosiddetta coda bandiera, che costituisce perciò un difetto non solo estetico ma funzionale. Proprio perché fa venir meno una manifestazione comportamentale nella cerca, che come tale va fortemente penalizzato sia nei giudici morfologici di lavoro. Quindi il portamento di coda orizzontale può essere espressione di una coppia omozigote o eterozigote. In quest'ultimo caso, allora aspettiamo, fermiamoci un attimo. Qui che cosa ci ha detto? Ci ha detto che nel momento in cui, questa era forse la domanda che mi aveva fatto Mauro Nerviani nella scorsa puntata, e chiedeva Mauro: ma questa coda come deve essere portata? Qui lo spiega molto bene, secondo me, perché ci dice che la coda deve essere portata sulla dorsale, in ferma sto parlando, e attenzione, quando arriva l'emanazione il cane va in ferma, quindi coda sulla dorsale, e viene tollerata un leggero ripiegamento della parte finale all'insù o ancora meglio all'ingiù. Questo perché? Perché qui non lo dice, ma penso sia chiaro, ed è sempre un parere mio, che la coda nel cane da ferma sia eccellente nel momento in cui la ferma viene da manico di pompa. Infatti il giudice ci dice che è preferibile che il segmento esterno, diciamo, venga ripiegato verso l'ingiù, per non andare poi a incorrere a quella che può essere la coda bandiera o anche quella che io non preferisco sinceramente, che sono quelle code a falci che si vedono, che quindi partono magari bene, se vengono tagliate non ce ne accorgiamo, però poi a coda integra si vede che va verso l'insù. E quindi è preferibile magari che vada verso giù e quindi se la coda integra probabilmente vedere una ferma con la coda a manico di pompa come accade nel pointer. Logicamente, anche qui sto esprimendo dei miei pareri. Se qualcuno vuol correggermi o pensa che sia sbagliato, possiamo discutere. Assolutamente sono disponibile. Quindi, il portamento di coda orizzontale può essere espressione di una coppia omozigote o eterozigote. Mi fermo per chi non conosca questi due termini. Allora, l'omozigosi è quella pratica sicuramente che l'allevatore va a ricercare, che praticamente è una coppia di geni uguali. L'eterozigosi, come dice dalla parola etero, significa diverso, opposto probabilmente anche. Quindi l'omozigosi sono due geni uguali che
si mettono insieme per dare origine a un carattere, e l'eterozigosi sono due gene diverse che si mettono insieme per dare origine a un altro carattere. Quello che noi ricerchiamo sicuramente nella selezione della razza è l'omozigosi. Non sappiamo, infatti, il giudice ci dice che può essere il portamento della coda espressione di una coppia omozigote o eterozigote. Parere mio, anche qui, secondo me, è un carattere polifattoriale, nel senso che sono vari geni e vari fattori, cioè poligenetica, scusatemi, non polifattoriale, sono vari geni che poi vanno a creare questo carattere, che è quello del portamento di coda. E quindi magari bisognerebbe fare un'analisi genetica più accurata per definirlo, però le nozioni che abbiamo al momento sono queste e ci affidiamo a queste. In quest'ultimo caso, da due genitori con corretto portamento di coda orizzontale, ma espressione di una coppia eterozigote, vi sarà il 25% di probabilità che nascano cani con l'indesiderabile coda verticale. Quindi, in questo ultimo caso, due genitori con portamento di coda corretto, ma espressione di una coppia eterozigote. Quindi, se uno dei due genitori ha una coppia di quel gene che sia eterozigote, quindi facciamo un esempio, a piccolo sarà la nostra zigose, omozigosi, omozigosi in questo caso recessiva. A grande la nostra omozigosi dominante, a grande a piccolo sarà la nostra eterozigosi. Quindi, se noi abbiamo eterozigosi e quindi un cane con a grande a piccolo, accoppiato con un omozigote e che quindi ha un portamento di coda corretto, abbiamo il 25% di probabilità che nascono. Quindi un quarto della popolazione dei figli sarà col portamento di coda indesiderato. Nelle verifiche morfologiche delle esposizioni, l'errato portamento verticale della coda, che rappresenta un difetto da penalizzare, così come la coda nel movimento sul ring, appare schiacciata fra le natiche. L'ideale, essendo che durante le fasi di movimento sul ring la coda venga mossa orizzontalmente con cadenza del trotto. Allora, non so se sono stato chiaro con omozigosi ed eterozigosi. Per molti di voi forse è un argomento nuovo, per chi non è abituato a parlare di genetica. Logicamente è genetica di base, sono le basi della genetica ed è quello che si studiava, magari l'avete fatto sicuramente, se vi ricordate, a scuola quando si parlava di Gregor Mendel, il padre della genetica, e quindi che spiegava la dominanza mendeliana e i suoi esperimenti con i fiori delle leguminose, dei piselli. Quindi il discorso è questo qui. Se non è chiaro qualcosa, scrivetemelo nei commenti e lo riprendiamo. Però dovrebbe essere abbastanza semplice. Le indicazioni sul portamento della coda sono le medesime, anche se il cane ha coda integra, con maggior tolleranza nei confronti dei soggetti in cui il movimento di coda al trotto è meno palese. Anche qui credo molto chiaro. Allora, ritorniamo alla coda. Con leggera tendenza a rastremarsi, ci dice qua, perché alla radice vediamo che è più larga, verso la fine si assottiglia un po', si rastrema, ci dice il giudice. La coda dritta, quindi portata sulla dorsale, deve essere di 15-20 cm e tende verso la fine, vedete, a stringere. Qui vediamo un cane con la coda integra che arriva al garretto, come ci è stato segnalato prima. Qui vediamo, questo è un grandissimo cane, dovrebbe essere, se non vado errato, poi correggetemi, credo che sia il titano del Trovese, probabilmente, o lo Xeres delle Terre Aliane. Oddio, ho visto questa foto tante volte, però comunque questo è stato un grande esponente di razza.
e quindi ci fa vedere il portamento di coda in ferma, leggermente all'ingiù, ma noi va bene perché rientra nel range che vi ho spiegato prima. Questa qui invece è una coda inserita alta, attenzione, non portata alta, ma inserita alta, quindi non dovete prendere in considerazione la parte finale, ma la parte iniziale. Vedete com'è quasi all'inizio della groppa? Questa è una groppa a parer mio, ma penso che possiate condividere tutti, perché se prendiamo la parte superiore, che è quella dell'osso del bacino, chiamato il lucergo, che è la, non è altro che la tuberosità iliaca, guardiamo che dove c'è la tuberosità iliaca, quindi alla fine del rene, parte direttamente la coda. Quindi il giudice ci segnala questo difetto dicendo che la coda è inserita alta. Qui vediamo l'immagine dello standard e vediamo la foto di un bracco dal vivo a fianco. Questo credo che l'immagine dello standard sia un cane della giudice Ditte Pedersen che ho intervistato. Vi ricordate, è una giudice della Danimarca e il suo cane Olimpo, se non vado errato, non ricordo il nome. Comunque è un cane della giudice Pedersen che ci rappresenta nel mondo nello standard FC. Ok, ora abbiamo qui i vari tipi di tipologie di coda. Abbiamo una coda a riposo che è la prima, la A, vediamo com'è bassa, praticamente molto bassa, al di sotto del nostro range dei 20 gradi. Poi abbiamo una coda in attenzione che si alza a livello, come abbiamo detto, sempre nel nostro range, nei 20 gradi. Poi abbiamo un'inserzione alta, vediamo sempre la posizione della groppa per definire l'inserzione della coda, come diciamo punto di inizio. Poi abbiamo in D un altro difetto che è quello della coda portata alta, la coda che diciamo viene chiamata bandiera, la coda che viene chiamata dita, come volete, comunque sicuramente la terminologia più corretta è la coda portata troppo alta. Poi abbiamo la coda amputata troppo alta, che significa qui è un errore non della genetica, non del cane, non della morfologia, ma del veterinario probabilmente, che era abituato a tagliare la coda ai Doberman o comunque non lo so, ha commesso questo errore di tagliarla troppo corta, che purtroppo, ahimè, viene penalizzata in esposizione perché probabilmente non si riesce neanche a valutarla una coda così corta e quindi è riportata nei difetti. Anzi, io toglierei anche il probabilmente, sicuro, perché una coda troppo corta va a perdere sul comportamento. Allora, aspettate, no, mi sono arrivate delle domande, cerchiamo di rispondere. Come si fa a sapere se un soggetto sia espressione di un carattere omozigote oppure eterozigote? Come si fa a saperlo? Allora, il giudice ci dice sicuramente che l'espressione eterozigote ci dà la. Vediamo un attimo se non vado errato, torno indietro, non voglio commettere errori. Quindi ci dice che l'errato portamento verticale rappresenta sul ring dove stava. Portanto di coda orizzontale può essere espressione di una coppia omozigota o eterozigota. In quest'ultimo caso, dei due genitori non corretti il portamento di coda orizzontale. Allora, come si fa a saperlo? Logicamente, la cosa più chiara è fare un'analisi genetica su quei geni lì, un test genetico. A noi, logicamente, costerebbe, quindi diciamo che l'allevatore dovrebbe accorgersene in base a quello che ci viene lasciato dal, credo, i libri di Bonasega, delle pagine, e lui ha fatto una dominanza mendeliana su quelli che erano i caratteri del portamento di coda. Se non sbaglio, una coda ardita diceva che era recessiva, mentre una coda portata bene era una coda dominante. Quindi, se non vado errato, correggetemi se sbaglio, e quindi sicuramente una coda portata verticalmente potrebbe avere il gene recessivo, cioè perché l'eterozigote sostanzialmente presenta sia il gene recessivo che il gene dominante, li presenta entrambi,
in un unico locus e quindi ci dà una manifestazione errata. Ma credo comunque che quello del portamento di coda alta sia dominante e non la recessività ce l'abbiamo anche perché è più facile selezionare per un gene recessivo piuttosto che per un dominante. Chiaro, perché io accoppio come bianco arancio, no? Didatticamente vengono fatti passare per recessivi. Bisogna vedere forse anche soprattutto con l'avvento delle fogature. Comunque sia, didatticamente se noi studiamo l'incrocio dei mantelli, il bianco arancio è recessivo, il rano marrone è dominante. Quindi se noi andiamo ad accoppiare recessivo con recessivo, bianco arancio, escono solo bianco arancio. Quindi per quello dico, è sicuramente più facile fare una selezione su un gene recessivo piuttosto che un dominante. Non so se ho risolto il vostro dubbio. Qua dice poi Giampaolo Emidio Paoletti, come si fa a priori? Perché a posteriori lo vediamo dal comportamento, no? Allora, sì, poi c'è quest'altra discussione qui sul comportamento, perché magari un cane dominante può portare la coda più su, però sostanzialmente quando vedi il cane muovere il comportamento, cioè se il cane muove e si allontana dall'altro cane, secondo me, dalle poche basi che ho di etologia, poco se ne frega del cane che ha lasciato e quindi è difficile che mantenga la coda così su a bandiera, prima o poi te la abbassa se la devi abbassare. Quindi secondo me è questo. Comunque, vedremo poi se di risolvere questi dubbi. Andiamo avanti ora. Il tronco ci fa vedere un'altra fotografia. Eccola qua, la coda a falce, quella di cui vi parlavo prima, dice portamento della coda lunga non ideale. Ecco qui, vedete appunto che se fosse stata tagliata sta coda, noi non ci saremmo accorti di niente, perché era una coda ben portata. Se invece la coda è lunga, risale su e diventa a falce. Questo è un difetto che si sta iniziando a vedere nei Doberman. Non so se ci avete fatto caso, i Doberman erano cani con la coda amputata fino al 2010, se non sbaglio, poi è stata vietata, nel 2000. Comunque, erano cani sicuramente molto in voga negli anni 90-2000. E ora che devono essere necessariamente integri, si vedono queste code qui che non piacciono sicuramente a tanti appassionati della razza che erano abituati a vedere il loro cane con la coda integra. E questo è uno dei difetti che stiamo avendo anche con il bracco italiano. Poi arti anteriori, aspetto generale molto libero nel movimento. Che significa? L'arto anteriore è sicuramente regolato dal garrese. Qui in blu vediamo l'angolo di spalla, anche questo un argomento caldo perché si vedono spalle dritte, tipiche dei difetti di altre razze, come ci dicevano più di qualche allevatore ci ha detto, no? Dicevano ho qualche dubbio quando vedo le spalle dritte perché probabilmente mi fanno pensare all'immissione di altre razze. Comunque, l'angolo di spalla è questo, va dalla punta della spalla fino alla punta del petto per poi riscendere con l'omero e quindi l'articolazione della spalla con l'omero. Dà questa libertà del movimento e poi giù vediamo lo stopping pasteris, dice, che è praticamente l'angolo del garretto anteriore, metà carpo. Continuiamo. Le spalle devono essere forti, fornite di buoni muscoli, lunghe ed inclinate. La punta delle scapole è leggermente distanziata, lo dicevo anche prima. Quindi le scapole devono essere distanziate anche perché credo che diano un'ampiezza di torace, comunque influiscano, penso, sull'ampiezza del torace. Poi braccia che devono essere oblique, aderenti al torace. Gomiti, la punta del gomito deve trovarsi sulla perpendicolare abbassata della punta posteriore della scapola al suolo. Avambracci robusti, bene in appiombo, con tendini forti e ben marcati. Metacarpi di giuste proporzioni, asciutti, di discreta lunghezza e lievemente inclinati. Piedi anteriori, robusti, ovaleggianti, con dita ben arcuate,
e unghie forti, ricurve verso il terreno. Il colore delle unghie è bianco, ocraceo o bruno, più o meno intenso a seconda del manto. Suole asciutte ed elastiche. Allora, poi siamo arrivati al piede, che non so se lo riprende. Ah, ok, per riprendere, quindi andiamo avanti. Questo è l'angolo di spalla. Vedete, profili ed angolature di un. Queste sono le tavole comparative tra Spinone e Bracco italiano del libro di Manzoni. Dice: profili ed angolature di un bracco idealmente costruito per il trotto allungato, portando la testa alta. Gli angoli hanno misure intermedie tra quelli indicati per lo Spinone e il pastore tedesco. Ricordiamo che il pastore tedesco è un altro grandissimo trottatore spinto, che è forse l'unico cane insieme al Bracco e allo Spinone a essere trottatore naturale, quindi per quello ce lo mette qui. E riteniamo che possano ragionevolmente variare tra questi due limiti mantenendo la funzionalità. Quindi vediamo, i due angoli, quando si dice cane poco angolato, ci si riferisce appunto all'angolo del garretto, che vediamo nel posteriore, appunto delle zampe posteriori. Angolo di groppa, angolo di garretto a scendere e poi l'angolo di spalla che vediamo qui in questi angoli di 55 gradi, 50 gradi il collo e poi dice sotto lo spinone lo standard ufficiale del bracco non precisa le angolature come per lo spinone che ha angoli più aperti rispetto al pastore tedesco. Quindi bella questa comparazione tra le nostre due razze italiane. E vado avanti poi col gomito. Dice che la punta del gomito deve trovarsi sulla perpendicolare abbassata della punta posteriore della scapola al suolo. Vediamo la scapola, vediamo la linea della scapola che arriva fino al suolo e la linea trasversale che combacia con la punta del gomito, appunto, deve trovarsi sulla perpendicolare. Come dice qui evidenziato. Metacarpi, eccoli qui, di giuste proporzioni, asciutti, di discreta lunghezza e lievemente inclinati. Piedi anteriori, robusti, ovaleggianti, con dita ben arcuate e unghie forti, ricurve verso il terreno, quindi mi raccomando, devono essere verso il basso. Il colore delle unghie è bianco, ocraceo o bruno, più o meno intenso, a seconda del manto. Allora, questa è una cosa che io per la prima volta ho letto nel libro di Ciceri, perché nello standard FC non mi pare che non ci sia. Infatti, rimasi molto colpiti quando lessi il libro Appunti sul Bracco Italiano di Paolo Ciceri, che aboliva assolutamente quella che è l'unghia nera, che molto spesso, a mio parere, da quella che è la mia modesta esperienza, mi è capitato di vedere in alcuni ruani marroni. Perché? Come vi ho detto, essere fissato sulla groppa, anche l'unghia, essendo una particolarità che avevo riscontrato in questo libro del Paolo Ciceri, ho fatto caso a questa cosa qui. E a volte abbiamo cani con l'unghia nera, invece nel bianco arancio sicuramente deve essere bianca o ocracea, a volte vediamo le vene nel bianco arancio e quindi come passa il sangue, che è anche facile poi nella toilettatura del cane andare ad accorciare le unghie. Quindi se avete un bianco arancio, guardategli le unghie, si vedrà la parte rosea irrorata dal sangue e la parte bianca che può tranquillamente essere tagliata. Se tagliate oltre, logicamente provocate danno, il cane inizierà a strillare per il dolore. Cosa molto fondamentale, quella della torettatura, secondo me, del taglio dell'unghia, perché dal punto di vista veterinario, andando a non curare la podologia del cane, come anche quella di altri animali, vai ad aggravare quello che è il movimento, ma anche quella che è la linea d'appiombo, e quindi si possono creare dei difetti di appiombo, non indifferenti. Vi faccio un esempio: l'altro giorno sono andato ad incorrere un cane che il proprietario non se ne era accorto. Io l'ho guardato, ce l'avevo tra le mani e ho visto lo sperone che si era curvato talmente tanto perché non era stato accorciato, tagliato, che era arrivato sotto al polpastrello e abbiamo fatto anche fatica a tagliarlo questo sperone qua. Ecco, vi consiglio di non arrivare a questo livello. In quel caso è stata una disattenzione.
cioè, può succedere per carità, però tentiamo di stare attenti per il benessere del nostro animale. E quindi, appunto, ci stavamo concentrando sul colore che deve essere bianco, sicuramente nei bianco-arancio puliti lo troviamo quasi smaltato questo bianco. Ocraceo nei cani, color melato forse anche, in quell'arancio molto pigmentato, picchiettato, puntinato, come volete chiamarlo, lo chiamate, e poi bruno deve essere nel ruano marrone, anche se può essere ocraceo, come vediamo in foto, questo sicuramente è un ruano marrone, probabilmente. Ok, poi arti posteriori, le cosce lunghe, non divaricate, muscolose, con margine posteriore tendente al rettilineo. Quindi la coscia chiaramente lunga, è un cane da caccia, è un cane che deve correre, ha bisogno di una coscia lunga, credo sia chiaro. Muscolosa perché è un cane da lavoro, non divaricate perché sennò andremo ad incorrere anche in un difetto da piombo, con margine posteriore tendente al rettilineo. Questo dovrebbe essere il margine posteriore, quello giallo. Quindi questo è un consiglio che vi do: nel momento in cui si presenta il cane, fate attenzione al posteriore, perché al garretto, e molte volte non ci rendiamo conto perché poi il cane si muove durante la presentazione se non è ben abituato, e quindi possiamo avere un garretto che è un margine posteriore, come lo chiamo qui, più avanti o più dietro, che può andare ad incorrere in quelli che sono i difetti di cui abbiamo parlato prima, che può essere il dentro di sé o il fuori di sé posteriormente. Quindi il garretto deve essere perpendicolare al terreno per questo motivo che dice posteriore tendente al rettilineo. Anche ok, quindi poi ginocchio ben angolato, vediamo la regione del ginocchio. Qui abbiamo uno troppo angolato, vediamo come è flesso, e quest'altro poco angolato che è praticamente dritto. Questa è una zona, ad esempio, dove non mi sono mai concentrato nel guardare i cani, quindi è bene anche soffermarsi su tutto. Forse anche perché i giudici fanno poco caso all'angolo del ginocchio. Nei giudizi mi è capitato raramente di vederlo, però insomma, se vogliamo avere un quadro generale completo, bisogna prenderlo in considerazione. Le gambe devono essere forti, il garretto deve essere largo, i metatarsi relativamente corti ed asciutti. Stiamo parlando di tutta questa regione qui del posteriore. Poi, andando avanti, i piedi con tutte le caratteristiche di quelli anteriori, muniti di sperone, i posteriori, la cui assenza non costituisce difetto, tollerato il doppio sperone. Allora, lo sperone cos'è? Lo vediamo in questa foto qui, è quel dito accessorio che presentano tanti nostri branchi. Alcuni ne hanno uno solo, alcuni ne hanno due. Il doppio sperone si riferisce a un unico arto. Cioè, dove c'è la presenza dello sperone, invece di esserci un dito accessorio in più, ne abbiamo due. È una caratteristica tipica di alcune razze, come il pastore della Beus. Se vi capita di vederli, date un occhio a quello che è il garretto, che vi potrà capitare di vedere il doppio sperone, che nel loro caso è un pregio, nel nostro è, diciamo, un qualcosa di tollerato, nel senso che ci può essere, però è preferibile uno solo. Se non c'è, non fa niente. Forse alcuni mi diranno meglio, altri sono dell'idea che lo sperone sia un segno rustico della rusticità del bracco italiano e che quindi sia un motivo di vanto. Qua ci pace, ci scrive come Bonasegale che vista l'inutilità funzionale dello sperone è del tutto indifferente la sua presenza o assenza, perché l'avere o meno l'estremità atrofica del quinto dito degli arti posteriori non rappresenta valida rassicurazione relativamente alle caratteristiche morfologiche e funzionali del bracco italiano. O come scriveva Cicero, il bracco infatti in passato, per essere tenuto in considerazione, doveva presentare al metatarso lo sperone. Veniva sottovalutato chi ne era privo,
Ed ancora che quando nel branco italiano vera assenza dello sperone era doveroso osservare altre caratteristiche del tipo che, se contrario al voluto, denunciavano la spurietà. E finiva con lo scrivere che queste caratteristiche erano la divergenza degli assi superiori della testa e in mancanza di questi l'espressione. Ora, logicamente si sta parlando di tanti anni fa. Sicuramente lo sperone non serve a nulla, è solo un qualcosa di estetico. Sentirete molte persone che vengono da altre razze dove lo sperone è visto come un qualcosa di negativo, che non serve perché sono razze magari più moderne della nostra, che vi diranno, ma non lo dovete togliere, non lo dovete tagliare. Allora, è un qualcosa di accessorio, che non serve. Come avete visto, è apprezzata, i giudici spesso e volentieri fanno caso e lo vogliono, però è un qualcosa anche, come scriveva Bonasegale, che dice, artrofica. Molte volte questo dito è pendulo, cioè io credo si rompa anche molto spesso in dolore nel cane, perché qualcosa di accessorio e lo trovate penzolante. Logicamente se si rompe con il cane piccolo, quindi non sente niente, poi se lo porta per tutta la vita così. Però diciamo che finché non è un problema, che il cane non rimane pigliato da qualche parte, se lo stacca e diventa un groviglio di sangue, è un qualcosa che io lascerei. Andatura. Questo è un altro grandissimo cane, prendetelo in considerazione per gli amanti della razza, chi vuole la storia. Si chiama Giacherebbe dell'Angelo del Sulmano. Andatura troppo ampio e veloce, troppo ampio e veloce, con spinta del posteriore possente e portamento di testa alto, col tartufo che incaccia normalmente al di sopra della linea dorsale. Abbiamo spiegato l'altro giorno che il tartufo deve essere a becco di flauto, a questo taglio, che gli permette appunto di raccogliere l'emanazione con la testa alta, alta sopra la dorsale. Questo cane ce l'ha, lo vedete. E questo è il trotto spinto. Trotto che è un'andatura diagonalizzata. Vediamo che uniscono i piedi di uno stesso lato, quindi in questo caso è il lato sinistro del cane, mentre si aprono quello del lato parallelo e quindi del lato destro. Però state attenti, non è un trotto che noi vediamo in esposizione questo è il trotto spinto tipico esclusivo del bracco italiano e vedete quanta è la distanza e l'apertura della falcata dei due arti del lato destro, che aprono in questa falcata molto lunga, che ha anche tempi di sospensione abbastanza ampi, e quindi vediamo anche questa leggiadria del cane che ci fa innamorare della razza, di questa andatura. Qui ci dice il portamento sarà ben eretto, col collo poco proteso per avere la testa alta. Qui vediamo un altro cane, questo dovrebbe essere forse, se non vado errato, tuono di Massimo Scevi, che è stato un altro esponente di razza, soprattutto per quanto riguarda il lavoro anche. E quindi questo è un altro bel esempio del trotto spinto. Questo invece è il trotto, sì, sempre trotto spinto, direi, è un trotto che questo cane sta facendo vedere tramite il suo handler, che per raggiungerlo deve raggiungere anche una certa velocità, quindi non tutti magari siamo in grado, un professionista che è abituato a correre ed è abituato anche a certe velocità. L'unica cosa che a me è capitato a volte che i giudici, Otello, scusa Daria, non lo so se era il tuo cane questo qui, è il tuo cane questo che sto prendendo in considerazione, non lo so, quindi se tu sei sicura che è la tua foto, insomma, è l'hotel del tavolo di Dario, di Dario Florenzi. Comunque, stavo dicendo, molti giudici probabilmente, non lo so se perché magari non conoscono bene la nostra razza o perché effettivamente, come dicono, non riescono a vedere, chiedono a noi handler di andare più lenti a chi conduce il cane. Comunque vai più lento perché se no non riesco a vedere la fluidità del movimento. E a volte a me mi è sembrato quasi un controsenso, perché se io devo dare
la massima espressione con il trotto spinto. Come faccio ad andare lento e quindi col cane che mi sta dietro ad un'andatura lenta a far vedere il trotto spinto? In primis al giudice e poi anche il pubblico, perché molti dicono il pubblico ha la sua parte e hanno forse anche ragione, perché chi guarda, siamo appassionati e vogliamo vedere il bracco al massimo della sua bellezza, anche in esposizione, così come in pro. Quindi se si riesce a raggiungere, perché abbiamo dei ring belli ampi, io direi perché no, però attenetevi a quello che il giudice vi chiede. Poi, secondo il mio modesto parere, dice il giudice De Giuliani, il bracco deve avere una dorsale mobile ed elastica, una bella divaricazione delle spalle al margine superiore e una groppa di corretta inclinazione, così come le angolazioni degli arti. La dorsale mobile ed elastica permette al soggetto di portare ben alta la testa anche nelle fasi più impegnative del trotto. La divaricazione delle spalle, opponendosi ad un'andatura veloce, non scendiamo nei particolari, agevola quindi il movimento tipico del bracco. Ricordate quindi di controllare la divaricazione dei margini superiori delle spalle. Una costante che possiamo trovare in quasi tutti i bracchi è un po' di aria nei gomiti. E questo mi fermo, vabbè, finisco il periodo. Almeno in quei soggetti in cui il torace è ben cerchiato, come recita lo standard, con costole ben cerchiate, particolarmente nella parte inferiore. L'importante è non esagerare. Allora, quella che è aria nei gomiti, spesso sentiamo i giudici dirlo ai nostri cani, è praticamente quello spazio che si viene a creare tra il torace e il gomito. Ed è un qualcosa forse anche che richiama le patologie scheletriche, ci diceva il nostro dottore e amico Gianluca Magni. Forse una displasia del gomito, forse non lo so, comunque non è mestiere del giudice quello di fare una diagnosi, ma quella del veterinario. Il giudice segnala questo difetto e magari andiamo a fondo noi proprietari, se ci viene segnalato, ed è quello spazio appunto che c'è tra il torace e il gomito. Andando avanti, ecco, questo qui è il movimento del bracco italiano. Vediamo come si intersecano le zampe che si incontrano del lato destro e come sono ampie quelle del lato sinistro. Questa è una gran bella falcata, direi, e questo è un altro cane che ha fatto la storia. Mi pare sia sempre Jacker, no, questo è un altro cane, non mi sovviene. Oggi sono un po' impreparato, mi daranno dei rimproveri. Va bene, comunque andiamo avanti. Quando il cane è in movimento e soprattutto in cerca, la coda è portata orizzontalmente o quasi. Ecco, questo che vediamo in foto, se non vado errato, ma credo di non sbagliarmi, dovrebbe essere il trotto di spostamento. Vediamo una falcata più accorciata, tempi di sospensione più corti, che durano meno, e logicamente anche la velocità dovrebbe essere diversa. Questo invece è un altro movimento di trotto spinto. Quando il cane è in movimento, soprattutto in cerca, è portato orizzontalmente quasi. Qui abbiamo una mancanza di spinta e di allungo. È un cane che sta spingendo poco. Probabilmente anche un cane che sta applicando un trotto di spostamento, quindi noi lo stiamo prendendo in esame ora, ma quel poveretto magari si sta spostando da una parte all'altra e noi lo stiamo criticando. Però insomma, è questa la differenza tra i movimenti, questo qua, e questo qua che stiamo prendendo in esame. Allora, vediamo. Ne ho un'altra ventina, sono le 21:10. Allora, io direi che mi faccio questa slide e poi la chiudiamo e continuiamo la prossima volta. Dice che la pelle deve essere consistente ma elastica, più fine sulla testa, alla gola, alle ascelle e dalle parti inferiori del tronco, le mucose esterne devono essere di color carnicino o marrone in relazione al colore del manto. Mai con macchie nere, le mucose interne della bocca sono rosee. Nero ano o bianco marrone sono talvolta leggermente maculate di bruno o marrone pallido. Quindi credo sia chiaro, in questo cane si vede una bella mucosa rosea. Attenzione che la mucosa, se vi capita, è un
Un tessuto che viene valutato molto anche dai veterinari. Se vi è capitato, il veterinario a volte, quando diciamo il nostro cane sta male, solleva il labbro e applica una pressione su quella che è la mucosa buccale, viene chiamata. Allora, se la mucosa è rosea e con la pressione diventa bianca e ritorna rosea in tempi brevi, significa che c'è un buon flusso di sangue, una buona circolazione, il cane dovrebbe essere in salute. O perlomeno non ha problemi sistemici. Mentre se la mucosa è già bianca di per sé, insomma, con la prova al tatto ci dà la prova appunto di un cane non in salute, quindi una regione anche da valutare sotto questo aspetto. Non vi prendete paura di questo dente magari un po' marrone, ma questo era un cane che aveva la sua età e quindi questo è semplicemente tartaro, che è normale che si accumuli durante l'età del cane. E nulla, quindi questa è la mucosa, deve essere rosea, nei roano, nei bianchi marroni, a volte può essere maculata di bruno o marrone pallido, però nel bianco arancio è rosea, state tranquilli. Allora, penso di toccare l'argomento mantello, come vedete lo facciamo la prossima volta. Oddio, c'è poco tempo, però. Vabbè, dai, lo facciamo stasera, se siete d'accordo, non vi sto annoiando, non so, ditemi voi, se volete un'altra puntata, anche se sarebbe alquanto breve, o continuiamo. Allora, vabbè, nessuno mi risponde, io terminerei, tanto sono poche slide. Facciamo i ringraziamenti. Allora, in breve, tanto sul mantello. Allora, il pelo deve essere corto, fitto e lucente, più fine e raso sulla testa, sulle orecchie e sulla parte anteriore degli arti sui piedi. Quindi lo vediamo qui, il pelo è chiaro che debba essere così per un cane in salute. Il colore può essere bianco-arancio, bianco con macchie più o meno grandi di colore arancio o ambra più o meno carico, bianco con macchie più o meno grandi di colore marrone, bianco punteggiato di arancio pallido o marrone, in questa ultima combinazione di colore, con un riflesso metallico e apprezzato, nel roano marrone stiamo parlando, attenzione. Parimenti apprezzato il marrone di tonalità calda che richiama il colore famoso tonaca di frate. Preferita è la maschera facciale simmetrica, tollerata l'assenza di maschera. Quindi vediamo qui i quattro tipi di colorazione: bianco, arancio pulito, roano marrone pulito, che si dice, oppure roano marrone o comunque bianco arancio. Puntellato, bicchiettato, che viene punteggiato, scusatemi, viene chiamato melato in questo caso qui. Anche se il melato, io sapevo che da standard, anche qui correggetemi se sto sbagliando, ma almeno da quel che so, il melato dovrebbe essere quella colorazione in cui l'arancio è superiore al bianco. Quindi l'estensione dell'arancio è superiore al bianco e quindi viene chiamato melato. Qui vediamo i cani nelle tre colorazioni. Andando avanti, questo è risulta un bianco marrone, è una foto sicuramente datata negli anni 80, non penso 90, comunque va bene. Questa è una bianco marrone pulita e vediamo sicuramente il bianco leggermente punteggiato, scusatemi, con queste pezzature ben definite di marrone. Un altro bianco marrone, anche se le roanature comunque qui si vedono, però sono ben distinte. Un altro bianco marrone, eccolo qua. Questo è il roano marrone, invece. Vediamo dei puntini più sparsi, più diciamo, maggiormente evidenti, a discapito delle pezzature che sì, ci sono, però, ed è qui che viene chiamato roano marrone.
che attenzione, è un termine che è stato preso in prestito dalla zootecnia, che nel cavallo il roano è la colorazione frammista di tre colori, che sono in gergo il rosso, il nero e il bianco. In questo caso, invece, in cinofilia per roanatura, roano si intende il pelo frammisto dei due colori, in questo caso il marrone e il bianco. Quindi non c'è una vera e propria distinzione tra dove ci sia il bianco e dove ci sia il marrone, ed è la causa di questi puntini qui. Qui vediamo un altro bel roano marrone. Arriviamo al bianco arancio. Il bianco arancio pulito, un bianco arancio punteggiato. E qui un altro bianco arancio. Se siete in dubbio tra un arancio ed un marrone, controllate la colorazione del tartufo, delle mucose e delle unghie. Perché nel bianco arancio sicuramente deve essere roseo, arnicino. Nel marrone dovrebbe essere più scuro. Quindi, se abbiamo un cane che siamo in dubbio se sia bianco arancio, dobbiamo controllare queste cose qui. Questo è un arancio melato, riporta il giudice, quindi più punteggiato. Quindi probabilmente io mi sbagliavo, mi sembrava di averlo letto su dei libri, però il giudice ci dice che quindi punteggiato viene chiamato melato. Quindi mi affido alla sua conoscenza. Taglia e peso, altezza algarrese 55-67 cm, taglia preferita nei maschi, ma questo l'avevamo già preso nella prima puntata. E qui i crediti a chi ha collaborato alla realizzazione di questo documento. E quindi abbiamo il grandissimo professor Giambattista Benasso, ricordiamo allevamento di Monte Tricorno, il fondatore, che continua ora con Mario Bencic, Alberto Marengoni, che io non conosco, Giuseppe Colombo Manfroni, il nostro giudice dell'allevamento delle crode. Giudice di esposizione e di prove di lavoro, esperto. Giancarlo Perani, giudice di prove di lavoro e titolare dell'affisso delle terre aliane. Mauro Nerviani, titolare dell'affisso di Val Ravanaga, che tra l'altro, se voi andate a controllare il suo sito, ci sono parti dello standard anche ben fatto, che io sinceramente ho apprezzato molto il lavoro fatto da Mauro Nerviani e dal suo compagno di braccofilia, insomma, che tutti noi conosciamo. Poi c'è il merito della letteratura di Paolo Ciceri, della letteratura che è uno dei padri fondatori della nostra razza, letteratura di Giuseppe Solaro, che è stato uno dei padri della cinofilia italiana. Datelo a prendere, un altro libro che vi consiglio sicuramente sono quelli del Solaro, disponibili sul sito dell'ENCI, che è, per chi non lo conoscesse, il padre, uno dei padri della cinofilia italiana, era un professore di educazione tecnica che ha iniziato a scrivere per la prima volta gli standard di parecchie razze. Poi ibracchireggiani.com, i nostri amici Andrea Vaccari e Giulia Del Buono, proprietari dei loro cani, insomma, che ci hanno fatto scoprire attraverso il loro blog su questo fantastico sito, da cui è derivato anche un libro che vi consiglio di acquistare se non l'avete già fatto, che è lo standard del bracco italiano dei appunto braccoreggiani, dei bracchireggiani. Poi il bracco italiano di ravanaga.it, che è quello che vi consigliavo prima di Mauro Nerviani. Il bracco italiano, il club del United Kingdom, dell'Inghilterra, del Regno Unito, insomma. Quindi questo è voi, eccolo qui. Questo qui, questa immagine, fate molta attenzione a questa immagine. Questo è il bracco disegnato dal Giuseppe Solaro, quello che vi dicevo prima, uno dei padri fondatori della cinofilia italiana, che all'epoca esprimeva il bracco in questo modo. Vediamo un bracco molto differente da quello di oggi. Sento allevatori ancora dire che preferiscono questo bracco e che tendono ad allevare con questo bracco. Personalmente lo vedo molto diverso da quello a cui sono abituato a vedere. Non so se sia giusto o sbagliato. Sicuramente
Io mi attengo a quello che è lo standard moderno, ma qui quello che posso vedere è che è un lavoro forse un po' sfuggente rispetto a quello che abbiamo oggi. Un cane anche molto, sicuramente asciutto, e questo è un fattore positivo, però guardate l'angolo di groppa. A me personalmente sembra un po' troppo angolata la groppa. Ottimo quello della spalla, ma non quello della groppa. E poi la linea inferiore, la grassella è poco presente probabilmente, una linea inferiore che forse risale troppo vorticosamente. Sono nei miei giudizi, però questo lo vedo molto diverso rispetto ai cani che privilegiamo ai giorni di oggi. Ora, non lo so, sarà motivo di discussione, mi farebbe molto piacere discutere su questo. Non che sia la prima volta che lo facciamo, però è sicuramente un modello di anni che sono stati, che è stato seguito da molti, ma che poi è stato surclassato da quello che è stato lo standard scritto dal dottor Manfroni, oggi puntualizzato dal giudice De Giuliani, perché ricordiamo, e il giudice ci teneva anche a farlo, che lo standard non è stato scritto da lui, lui si è attenuto, è stato semplicemente chiesto a lui di puntualizzare alcuni argomenti che nello standard magari non erano spiegati così bene come quello che ho deciso di usare per spiegarvi, che è quel documento del giudice De Giuliani in cui lo standard è stato anche illustrato oltre che descritto. E questo credo che sia stato molto importante in quanto ci ha permesso di vedere anche nell'atto pratico quelle che sono le particolarità, anche i difetti. E voglio anche precisare una cosa: quelle che sono le fotografie che noi mettiamo per gli eventi in cui non vi è l'ospite, logicamente, perché quando ci sono gli ospiti mettiamo le foto dell'ospite, sono fotografie nostre o comunque di persone, è capitato anche che ci abbiano mandato in chat privata e quindi ci hanno dato il consenso. Logicamente il giudice De Giuliani non c'entra niente con la locandina perché l'abbiamo fatta noi, non c'entra niente la foto con il suo standard che ha utilizzato, diciamo, le foto che riteneva più idoneo per la sua spiegazione, e quindi niente, ci tenevo a precisare questa cosa qui. Leggo questo messaggio di Giampaolo: bravo Marco, alla fine del corso stiamo pensando di conferirti la laurea honoris causa in cinognostica bracco-italianista comparata. Grazie mille Giampaolo, ma credo che ho ancora molto da imparare e sicuramente, come mi ha fatto piacere vedere dei ragazzi lì a Caldes, credo che il modo più giusto per imparare la cinognostica sia innanzitutto frequentare le esposizioni e le prove di lavoro, e poi magari se ci si appassiona, come sicuramente avete visto che sto facendo io, anche valutare l'idea di intraprendere un corso da giudice, perché si parlava in un recente passato, insomma, quando facevo le interviste, molti giudici si lamentavano del fatto che non c'è stato assolutamente un ricambio generazionale, quindi il rischio che stiamo incorrendo è quello di avere una carenza di giudici in futuro, specialisti della razza. Quindi l'invito che faccio a voi tutti è che chi si sente preparato e chi realmente ha studiato e crede di potercela fare, immolatevi in quello che è il percorso da giudice, che sia di esposizione o forse ancora meglio di prove di lavoro, perché ce ne sono forse meno nelle prove di lavoro, anche perché è più complicato. Mentre in esposizione, voglio dire, ora ci sono anche questi all-rounder che fanno tutte le razze, quindi meno male il bracco italiano, anche se nei raduni sarebbe preferibile utilizzare sempre giudici esperti di razza, però non sempre è possibile, probabilmente per la nostra società specializzata, un po' perché i giudici sono delle persone e come tutti hanno i loro impegni, magari non riescono a dare la possibilità della loro presenza quel giorno, o anche perché forse è vero anche quello che ci si lamenta, è che gli specialisti di razza sono pochi. E quindi se nei raduni i nostri cani hanno sempre il giudizio dagli stessi giudici, poi non è positivo, diciamo, alla chiusura del campionato, e quindi bisogna variare sempre di anno in anno
persona che va a giudicare. Giampaolo Emilio Paoletti. Solaro però era professore universitario in BET. Scusatemi, io sapevo che forse mi è arrivata questa notizia sbagliata. Io sapevo che Giuseppe Solaro era un professore di educazione tecnica e per questo che le sue tavole cinognostiche erano così precise. E diciamo, forse è stato anche il primo a creare questi disegni con le proiezioni delle linee, degli angoli e insomma, delle linee anche craniofacciali del corpo e dello standard. Quindi, Giampaolo, se tu sei sicuro che era un professore universitario, io chiedo scusa di aver dato un'informazione sbagliata, però quello che sapevo è, logicamente, ho solo 27 anni e sono una decina d'anni che pratico la cinofilia ed è, diciamo, in questa spiegazione dello standard ho messo del mio in base a quella che è stata l'esperienza che sono riuscito a racimolare in questi anni a favore dei neofiti. Logicamente, voi che magari proprio neofiti non siete come te, Giampaolo, che avete più anni di esperienza rispetto a me, probabilmente ne sapete di più su quella che è stata la storia della cinofilia, anzi, sicuramente. E nulla, io vi do una buona serata, forse una buonanotte per qualcuno, e direi che ci possiamo vedere alla prossima puntata. Abbiamo finito questo format, quindi ricominceremo, anche se inizia a far caldo, gli ascolti sono quelli che sono, quindi probabilmente mi fermerò a breve per fare un po' di vacanze estive e dar la possibilità anche a tutti di godere di queste aperture dopo questo lockdown che sembrava eterno. Quindi io do una buona sera a tutti, spero di essere stato utile con questa spiegazione del nostro standard italiano, sicuramente un qualcosa in più, sicuramente è stato un aiuto nel leggere, magari forse anche in forma più noi meno noiosa, quello che era lo studio del giudice De Giuliani. Quindi vi do la buona serata e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!